Buon pomeriggio ragazze, dopo un paio di video chiacchierati ho avuto voglia di truccarmi per non andare assolutamente da nessuna parte, ci tengo a precisarlo, perché avevo voglia di staccare un attimo da quella che era la cucina, il bimbo, la pulizia della casa e Sky TG24, anche perché è un continuo. Io ho dato merenda a Diego, si è addormentato e di là con suo papà ho detto: senti, io vado di là e mi trucco, così per mezz'ora non penso a niente e faccio una cosa che mi ricorda la mia normalità. Ho rispolverato tra l'altro questa palette di Huda che vi era piaciuto molto il primo look che avevo realizzato, poi su Instagram ne avevo realizzato un secondo, indossando peraltro questa fascia. Vi metto sotto tutti i link, quindi mi sono detta: rispolvero la palette di Huda, faccio quell'altro look che mi era piaciuto tanto e per di più tutto il resto dei prodotti di make-up utilizzati li avete praticamente scelti voi con dei sondaggi su Instagram, quindi ecco questo è il risultato. Ragazze, vi lascio a questo quarto d'ora di svago perché ne abbiamo bisogno. Non vi starò a raccontare dei messaggi che mi sono arrivati oggi perché mi intristisco, quindi vi lascio. Io voglio in queste settimane, perché secondo me ne avremo ancora per un po', portarvi cose belle, che siano dei vestiti carini, dei trucchi carini, dei momenti con Diego che vi fa ridere, vi fa tanta tenerezza ed è una cosa bella, secondo me, vedere i bambini contenti in questo momento. E basta, che mi. Ok, vi lascio a questi 10 minuti di make-up. Buon weekend a tutte! Buongiorno ragazze, iniziamo con il primer. Allora, la scelta che avevo dato era fra Benefit e Smashbox. Avete scelto Benefit, allora ho pensato che tutti i non scelti andranno poi magari nella prossima faccetta. Quindi, primer Benefit The Professional. E quello che ho usato nelle ultime settimane, un campioncino, mi è durato tantissimo, anzi, quello più piccolo di questo, questa è già una mini size, non è un campioncino, ce l'ho ancora di là, quindi anche la mini size non so se è in vendita, perché questo qua ce l'ho da, boh, chissà da dove arriva. Comunque, se volete provarlo, ve lo consiglio, io mi ci sto trovando molto bene e questo era il primer. Per quanto riguarda invece il fondotinta, la scelta che avevate era tra Nabla e un campioncino di Lancôme, questo nuovo che si chiama Tom Idol Ultra Wear, anche questo lo teniamo per il prossimo make-up perché avete scelto Nabla. Questo è l'L35 Light. Ed è una delle colorazioni nuove uscite da poco. Anche questo è un fondotinta che conosco bene perché lo sto utilizzando parecchio in questo periodo. Mi ci trovo bene. Ma sapete che io con Nabla tendenzialmente mi trovo sempre abbastanza bene. Tra l'altro, in questo make-up le scelte sono vostre. C'è parecchia roba Nabla, quindi Nabla continua a incuriosire. La scelta che vi avevo dato tra due correttori era tra Nabla e NARS, erano al 50%, in realtà forse NARS aveva due o tre botini in più, non di più, ma lo odio, non lo sopporto più, non ce la faccio più, quindi ho detto no, oggi uso l'altro, Light Peach, anche questo è un colore rosato che sulle mie occhiaie va bene. Come lo faccio a finire questo correttore di Nabla che non lo sopporto più? Da domani potrei provare a utilizzarlo su mezza faccia come correttore, così magari riesco a farlo fuori più in fretta. Comunque, ragazze, sicuramente ve l'ho raccontato nell'intro di questo video, mi sto truccando per andare da nessuna parte perché non si esce. Tra i due non sono io quella che sta uscendo a fare le varie commissioni perché boh, io rimango a casa col piccolino, quindi al massimo scendo ogni tanto giù con il cane, però ecco, non sto uscendo mai. E sì, mi sto truccando per stare in casa perché Diego ha fatto merenda, sono riuscita ad addormentarlo, l'ho detto più volte, Diego è un bimbo che di notte dorme abbastanza, si sveglia una volta sola, ma di giorno dorme poco e niente, quindi io riesco a fare abbastanza poco o comunque poco per volta. Ora ho detto, boh, adesso è di là che dorme con suo papà, ho detto, boh, mi prendo mezz'ora, ma giusto per fare qualcosa di normale, no? Che faremmo in tempi non sospetti. Quindi ho detto, boh, mi trucco anche se non devo andare da nessuna parte. E mi è venuta in mente questa cosa del far scegliere a voi
che cosa utilizzare, ecco, giusto per cambiare. Come cipria abbiamo due Nabla anche qui, perché questa era quella che avevo nel mio beauty solito quotidiano, questa compatta. Avete però scelto quella in polvere libera, Baking Satin Powder, che è un'altra cipria. A me, a parte che le ciprie in polvere libera mi piacciono molto, però non le uso tanto, proprio perché io poi magari faccio un beauty e lo tengo per un bel po' composto in quel modo, ed è molto difficile che, soprattutto quando andavo a lavorare, mi portassi dietro della polvere libera. Quindi ecco, sono poi ciprie che mi piacciono un sacco sulla mia pelle, hanno una bella resa, ma che poi, sebbene mi piacciono, utilizzo poco. Però fortunatamente l'avete scelta e quindi eccola qui. Velocemente passiamo alle sopracciglia. La scelta era tra Benefit e Sleek, questa è la matita che ho utilizzato tantissimo nell'ultimo periodo. Avete però scelto il Cabrow di Benefit, quindi vado a ritoccare le sopracciglia con il Cabrow, per l'appunto, di Benefit, che è questo qua fatto così. Allora, questo prodotto, il Cabrow, io non lo consiglio a chi ha buchini nelle sopracciglia o a chi deve correggere magari la forma delle sopracciglia. Lo consiglio invece a chi ha le sopracciglia già ben delineate e piene, ma cioè piene come senza buchi, ma se volete insomma dare un po' di intensità in più al vostro sopracciglio, ma per opinione mia, nel senso, magari le matite o i pot sono più comodi da utilizzare se avete delle forme da ridelineare. O scusate, nel frattempo io guardo fuori, tipo questa con la bambina con l'hula hoop, dove sta andando? Vabbè, scusate, ogni tanto mi perdo nelle mie cose. Comunque, carino da utilizzare anche per come è fatto, da portarsi in giro, se avete giusto da intensificare un pochettino un sopracciglio che non ha bisogno di correzioni, ecco, quello intendevo. Tra l'altro oggi ho visto che c'è il 20% da Sephora, quindi se ne volete approfittare, io vi metto i link sotto. Terra, è da quest'estate che io utilizzo questa Isadora Face Glow Bronzing Wheel, si vede, insomma è bella usata, però invece avete scelto un classico, la Hoola di Benefit, quindi oggi andiamo di terra opaca, ecco qui. Allora, stamattina ho iniziato. Ho deciso che ogni giorno, proprio perché, visto che col bimbo non è che posso dire oggi sistemo il bagno, no, perché magari mi dà un giorno mezz'ora, un giorno un'ora, un giorno niente, ho detto faccio un pezzettino per volta. Allora, ho iniziato stamattina mettendo a posto la nicchia che ho in bagno, dove tengo i prodotti per i capelli, per asciugare i capelli, le creme viso, creme occhi, detergenti, maschere, quella parte lì. Poi mi sono messa a sistemare i pennelli e ne ho buttati la metà di quelli che avevo. Ho buttato quelli spelacchiati e ho buttato quelli che fondamentalmente non uso mai, quindi magari quelli che trovavo in palette ma con i quali non mi sono mai trovata bene, quelli che ne so, ne ho 10 uguali e ne uso sempre solo uno e gli altri li ho buttati. Insomma, sto cercando di far fruttare in questo modo questa quarantena. E penso che alla fine di questa quarantena avremo tutte quante avremo le case più ordinate, perché poi, non so, vabbè, a me viene abbastanza naturale se sono in casa poi mettermi a sistemare, ma penso sia normale per tutte. Ok, quindi Hoola by Benefit. Come blush, speravo che aveste scelto l'altro, perché questo di Clinique è quello che mi avete visto usare tantissimo nell'ultimo periodo, però avete scelto lui. L'alternativa che vi avevo dato era questa di Cost, tra l'altro è un bellissimo colore. Però lo metto per il prossimo look, quindi di nuovo Clinique. Questo colore si chiama Peach Pop, ma non vi so dire onestamente se fosse una edizione limitata o se ci sia in giro, perché è proprio un bel rosa, tra l'altro è molto primaverile estivo, perché è un... guardate che bel effetto Bon Min che dà. Non so se ci sia, comunque se lo trovate sul sito, mi sembra di non averlo visto, infatti il link non ve lo metto neppure. Se invece lo trovate in negozio è il Peach Pop. Ok, l'illuminante lo mettiamo dopo, quindi possiamo passare a questo punto agli occhi e quindi alla palette. Allora, questa palette
Ve l'ho già fatta vedere utilizzata in un modo, avevo utilizzato i toni più rosa, invece poi ho rifatto un altro look utilizzando più questi qua, quindi più il dorato, tenendomi più sul marroncino, diciamo. Provo a replicare il make-up che avevo appunto fatto, questo secondo giro di make-up, che vi era piaciuto parecchio. Allora, faccio così, su tutta la palpebra metto questo primo color nocciola, sfumo la parte più esterna con questi due e metto al centro dell'occhio il dorato, ma andiamo con ordine. Allora, Huda, se non sbaglio, come Natasha Denona. La prossima palette che vorrei provare è Natasha Denona, che dite? Comunque, Huda come Natasha Denona e altri brand non va in sconto, quindi se vi incuriosisse questa palette sappiate che potete prenderla quando volete, perché mi pare che non le scontino. Comunque, quanto costava? Non mi ricordo, vi metto il link. Intensifico un pochettino l'angolo qui. Il dorato è molto 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 bello. Sto picchiettando al centro della palpebra con il polpastrello, che secondo me su questi dorati qua è la resa migliore. Il marrone più scuro sostituisce una matita sfumata anche qui all'attaccatura delle ciglia superiori e anche inferiori. Personalmente è una palette che trovo molto intensa, che vada molto bene con gli occhi verdi, non so l'effetto sugli altri occhi perché io la provo sui miei, quindi non vi so dire, e non la trovo particolarmente difficile da utilizzare, nel senso che se da un lato è vero che i colori sono molto scriventi, dall'altro noto che comunque si lavorino facilmente, quindi basta andare piano e poi al massimo stratificare. Mascara, la scelta era fra Too Faced e Lila, avete scelto Too Faced, io però lo vado a potenziare con il primer di Collistar, quindi prima una passata di Collistar e poi un 400 passate di mascara Too Faced. Steso il primer, che come potete vedere è rosa, prima passata di mascara, seconda passata di mascara e terza passata di mascara. Andrei a mettere anche una matita nera dentro l'occhio, adesso finisco di truccarmi, poi la vado a prendere e la aggiungo. Devo assolutamente rifare un qualche trattamento infoltente, allungante per le ciglia, perché sti mascara saranno anche fighi, ma certo se io partissi con delle ciglia un po' meno schifose sarebbe ancora meglio. Comunque, se questo effetto vi piace, non è male, e vi incuriosisce, sappiate che per l'appunto io ho la mini taglia. Allora, adesso finiamo con illuminante rossetto. Illuminante vi avevo dato la scelta fra Becca e MAC. Qui abbiamo MAC. Qui abbiamo Becca, Becca Opal e MAC Soft and Gentle, ha vinto MAC, quindi andiamo a prendere un pennellino da illuminante e mettiamone un po' qua. Il Soft and Gentle è sempre una garanzia. Anche un pochettino, pochettino, pochettino sotto, qua, così, e qua, tanto sto a casa, chi se ne frega. Ok, per le labbra vi avevo dato scelta tra Nabla e Piterac e avete scelto Nabla, anche questo è un bel colore, ve lo farò vedere a breve, Lingerie di Piterac, ci sarebbe stato perfettamente, ma voi avete scelto My Rules di Nabla, ma sono sicura che anche questo ci starà bene. Ragazzi, scusate, ma secondo me ci sta meglio questo, quindi questo lo uso la prossima volta. Non abbiatene, però, no? Non lo so, che dite? Sì, secondo me ci sta meglio questo qua, quello sopra è troppo scuro, lo metto al prossimo giro, dai. Quindi Piterac, Lingerie e sono contenta. Sì. Dai, guardate come ci sta bene questo, secondo me è proprio il complemento che ci voleva.
qui ho anche aggiunto la matita nera, che è matita Kajal Satin di Laila, è la prima volta che la provo. Infatti ne stavo cercando un'altra, però non l'ho trovata e quindi ho pensato bene di provare questa. Ho anche messo questa fascia in testa perché era quella che indossavo quando su Instagram vi avevo fatto vedere questo look, e secondo me sta molto bene, questi colori stanno molto bene con questo trucco, quindi l'ho voluta rimettere. Ok ragazze, vi saluto, ho avuto una mezz'ora e qualcosa di normalità, adesso posso andare a buttare l'immondizia o portare giù il cane a fare la pipì ben truccata. Vi lascio qui sotto tutti i link caso mai vi venisse voglia di fare un po' di shopping. Noi ci vediamo al prossimo video, nel quale vi mostrerò tutte le cose che abbiamo scartato e passeremo un'altra mezz'oretta insieme, no, penso meno, 15 minuti insieme. Buon weekend a tutte quante, ciao! State a casa!